Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su War Mongrels e ripartiamo più o meno da dove ci eravamo lasciati con il video, ma il video scorso fatto qualche mese fa. Ma ora hanno aggiunto finalmente la modalità co-op e siamo come al solito in compagnia di Ibu90. Ed eccomi qua, ciao a tutti. E niente, lo scopriamo un pochino insieme. Abbiamo giochicchiato nuovamente dall'inizio fin qua col tutorial che si sovrapponeva al nostro gameplay. E adesso stiamo recuperando le armi. Adesso io recupero la mia. Tu hai già preso la tua? No, Io sono già a posto. ma non me la prende perché? No, me l'ha presa, me l'ha presa. E quello che soffre un pochino il gioco sono qualche buggettino ogni tanto, ma va bene. Allora, dobbiamo, e a parte la traduzione che ottiene il ruote, direi che non è proprio un incarico da Seconda Guerra Mondiale, però vediamo. Allora, abbiamo davanti a noi questo tizio. Come Esatto. facciamo? Allora, potrei fischiare da dietro la porta e tu lo prendi alle spalle, come qualsiasi buon stealth. Sì, io sono più silenzioso. Io ho preso Edward, ma credo si possano intercambiare come si Sì, vuole. penso di sì. Io sono quello delle Quindi, bottiglie, lui è quello dell'orologio. vai dall'altro lato però, perché se fischio dal di qua probabilmente lui guarderà verso il basso mappa, diciamo. E io dove Vai. vado? In alto? Vai sì, poi Il problema è che c'è il troviamo al tizio che basso guarda. mappa. Eh no, se arriva mi vede però. Arriva, Vai arriva. dietro l'angolo. Com'è? Vai dietro l'angolo e arrivi di Ma corsa. questo angolo? Altrimenti, guarda, facciamo una cosa, gli lancio l'orologio qua, è molto più veloce. Prova, prova, sì. Si Vediamo. può ruotare la visuale, ecco. Vai tu a riprenderlo adesso. Adesso fischio lì, passandoci sopra. Ah, ok. Dovrebbe sentirlo. Vediamo. Vediamo. Eccolo lì. Vedi? Ciao. Via, 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 via. Poi, volendo, c'è anche la modalità tattica dove pausiamo il tempo, ma credo Ma non quello serva secondo per me ha il più momento. senso se giochi in singolo. Esatto. Adesso ce n'è uno che guarda palesemente di qua. Sì. Questo. Ok, beh, essendo il primo livello è tutto strutturato in modo da... Sì, abbastanza percorso fisso, direi. Tu non hai più la bottiglia, giusto? No. E io sono fuori portata con l'orologio. Ah, posso evidenziare gli oggetti con il tasto H e vedo che c'è qualcosa qua. Cos'è? Contour, questo? Ho preso un Collezionabile. collezionabile. Sì, è Sì. vero. Ho preso un collezionabile. C'è anche un fucile, ma non posso prenderlo perché lo puoi prendere a te, mi sa, perché è una roba tua. Sì, Mi però sono già dà la tua via. faccia. Vediamo se c'è qualcosa qui. No. Ok. Manna, Allora, se sono fuori fischi. portato anche dal fischio. Ah, Ma forse manna. sì. Facciamo come prima, lancio l'orologio, lui si abbassa. Tipo qua. Vediamo. Io fischio il più vicino possibile, dovrebbe sentirmi. No, 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 però forse viene a vedere. No, perché vengono gli altri. Vengono tutti a vedere. Sì. Vabbè, la finiamo molto male, dai. Finiti Non è detto. i colpi. No, dai, 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 dai. La stiamo provando come non giocare War Mongrels. No, Peccato, abbiamo resistito per un bel momento. Adesso, di nuovo da capo. da qua, dai. Aspetta un secondo che alzo un pochino, un filino il volume. Perché non vorrei si sentisse basso in gioco. Ok. Riprovo come prima. Aspetta un secondo. Vediamo, dovrebbe andare. No, dai, aspetta che lo riregolo nuovamente perché i volumi sono veramente altissimi. Ok, dai, un pelino meglio di prima, dai. Andiamo. Ah, ma siamo da qui ancora. Ok, Sì. non dobbiamo rifare tutto.
Ok. Oh, forse sì, forse sì. Ok. Millimetro proprio. Attento. Ah, non mi vede. Via. Ok, fallo sparire. Ok, molto bene. Ok. Adesso ne resta uno. Allora, quello è però è in vista. Dobbiamo tirarlo qua. Dietro il buco, sì. Cosa faccio? Fischio e scappo? Sì, prova. Niente, vabbè. Niente. Vabbè, questo è il chiaro video di come non si gioca. Sì, diciamo che è abbastanza punitivo su... No, poi, vabbè, riprende quelle che erano le meccaniche di Commandos. Commandos si trova ancora, penso anche col co-op, ma a livello grafico è abbastanza datato. E questo può essere una buona alternativa per chi vuole giocare insieme ad altri una partita... in coop. E niente, lo... Ma quello lì non ti vede? Ah no, non però... mi vede finché sono nel tratteggiato. Quindi se io sto qua e tu stai da qualche parte lontana. Qui? Adesso io lancio l'orologio. No, non lancio l'orologio da sdraiato. Chi che lo lancia? Però lanci in posti brutti. No, non funziona. Ma non puoi accoltellare il tizio lì di sotto? No, perché ci sono tutti che guardano. No, direi di no. Poi là dal muro. Ma in realtà, il tipo sotto, i tre del gruppo di tre sotto, uno vede sopra, fino in fondo. Quindi va fatto proprio spostare da lì. Provo a farlo spostare dal di là. Fischio da qua. Quando viene attento a farmi sentire solo da questo. Così. Mi metto qui. Andiamo. Ok. Stai lì. Merda, sta arrivando. Prendilo. Bravo. Un po' stupido, eh? Sì, però vabbè. Adesso, secondo me, dobbiamo andare avanti. Da dov'è che si esce da qui? Da sinistra mappa, c'è un taglio alla recinzione. Cioè, bisogna andare giù dove sei tu adesso? Sì, devo far spostare questo qua adesso. Prova. Ah, io vedo anche dove punti tu. Sì, anch'io. Non ci vedono però qua. Allora, io dobbiamo tornare su, andare su dall'alta però, no, dal salita lì. Cioè andando giù così? Fuori anche questo. Ma chi? Postati che lo chiamo. Ah. Io lo faccio passare sull'orologio. Ah, ok, così. Ok, ho capito. Vai. La temutissima arma del fischio. Perché? No. Questa non l'ho proprio capita. Neanche io. Forse dobbiamo sdraiarci, già visto da sopra. Sì, sicuramente, perché... Però vabbè, uno sparava dall'alto in basso senza fare tutto il giro, ma vabbè. Adesso... Siamo... di nuovo qua. Fortuna che ci tiene tutti i checkpoint. Esatto. Poi proviamo come prima. Stando bassi però. Cioè qua in fondo sdraiati. Orologio. Ma mettilo lì, sì. Esatto. Vieni qua dove sono io e abbassati.
Fischio. Ok. Oh, adesso sì. Aspetta, fermo. Ma non ha senso tutto questo. No. Vabbè, niente, persa di nuovo. È un try da capo. Cerchiamo di capire. Allora. Ho dei grossi problemi di orientamento io. Ok, andiamo sotto. Allora, il fischio non si può fare. Lui vede avanti. Ma scusa, lanciagli l'orologio direttamente in alto allora senza chiamarlo giù? Dice? Eh sì, prova a lanciarglielo qui. No. Ah no, aspetta, però c'è anche sto tizio qui che guarda là. Quindi gli andrebbe lanciato proprio qua sopra di noi. Sopra... Se provo a fischiare sotto a quello in basso, nella zona dove posso strisciare, che magari fa tutto il giro e tu lo prendi alle spalle. Quale? Cioè tu fischi dove? Ah, sì. Giusto. Il peccato che mi serve da su anche l'altro, da sotto, però. Sì, però l'altro c'è la recinzione, forse. Ok, non ti vede. Armati. Non ti vede, adesso mi organizzo in qualche modo. Striscio via come un verme. Ti ha visto. Come cazzo fa? Dovevi stare fermo dove eri. No. Potremmo andare a sistemare quelli in alto prima. Li sfoltiamo. Quindi andiamo sopra. Adesso dove siamo? Dovevamo lì per terra sotto la via. Andiamo a sistemare quei due lì. Quindi arrivo lì dove sei tu. Anzi, se sono già lì, devi arrivare tu. Questo ci vede. Ma ci vede entrare. Vabbè, ascolta, se ti lanci l'orologio lì dove c'è quel cadavere vicino al bidone. Il cadavere vicino al bidone? Esattamente di fronte alla salita. Ah, ok. Proviamo. Sono fuori portata. Puoi venire fin qua, credo. Sì. Se posso strisciare fin qua, ma... Sono fuori portata lo stesso. Anche perché l'orologio è... Ma non puoi lanciarglielo lì davanti, allora? Qualsiasi punto lì davanti, ok. Forse non lì, ma... No, perché... No, ok, fischia! Ma arrivano anche gli altri due. Sì, però arriva, guardano l'orologio. Sì, poi ci hanno visto, perché eri in piedi. No, sono sdraiato io. No, ero in piedi io. Però sembrava buona l'idea. Vabbè, addio. E poi se ne vanno come se nulla fosse. No. Dovrei trovare una bottiglia anch'io, ma... No! Ha salvato con la bottiglia. Con la... Ha salvato con l'orologio lì. Niente, speriamo che non abbia salvato con la con la temo proprio di sì. Buttati per terra allora. Sono per terra. Allora mi butto giù. Lasciare via. Via. Come fa a vedere a me? Credo che... Ha visto me, mi sa... Vediamo se posso caricare un capitolo, cioè un checkpoint prima. Carica. Ok, l'ultimo, vediamo un attimo.
No, ma l'altro è veramente tanto indietro. No, il problema è che adesso riparte sempre da qua. Sì, infatti non stavo guardando se c'è un altro save, ma direi di no. Quindi non saprei neanche come fare. A meno che non scappiamo. Cioè, andiamo qua. E vedi, si è No, alzato, ci ha non visto. Ma se no non c'è ci vedeva. tempo. Prova a stare giù, lì dove siamo. Perché io parto che sono deselezionato come personaggio, quindi perdo quel secondo. Ok, stando qua, ci vede? No. Ok, però adesso gli do Si l'allarme. bulla. Sì, ma ti hanno visto quelli di là, mi sa. No, però non era male, non era male. Più moment later. Allora, lui guarda l'orologio. Ma non c'è nessuno che gli dà retta? No, Ma gli altri non guardano, però. no. Si potrebbe Nessuno provare ad vede. No, no, vediamo accoltellare. lui cosa fa adesso. L'ha mollato. E poi mi vede subito. No, serviresti qua vicino per accoltellarlo perché se ha lui all'arma io con le mani nude non posso fare nulla. A meno che non ci allontaniamo del tutto. Ok, no, no, ma stai lì fermo. Tu non puoi fare nient'altro adesso. No. Perché gli altri non vedono. No, no. Posso fischiare? Vediamo cosa fa. Se facciamo un doppio attacco insieme? Ma poi inizia a urlare. Dovremmo, nel mentre lui è lì che si guarda l'orologio, ce ne andiamo, proprio il più lontano possibile. Proviamo così. No, perché ti vede se passi di lì. Mi vede dove? C'è un Ah, punto lì dove vede. è vero. Siamo un po' incastrati. O fare una corsa e ucciderlo subito col coltello. E un po' dopo. O usare l'arma del fischio. Provo a fischiare giù da basso, magari. Vediamo, vuoto la visuale così vedo se effettivamente. Ok, là mi vede. Non mi fa fischiare. No, adesso sarebbe libero. Adesso c'è uno spazio libero in cui posso scappare. Ok. Adesso sta andando non so dove. E ha preso l'orologio e torna dove era. Quindi adesso siamo nello stesso posto di prima, ma senza l'orologio. Provo con un fischio. Se fischi quanto raggio ha il fischio? Calcola dal barile qua dove c'è la casa, Sì. il volumino sotto. E C'è un bel se raggio fischi da qui fisso. lo senti? Lo Per sente? fischiare devo andare sdraiato. Ma se vai qui che non ti vede nessuno? Aspetta che lì non.
Aspetta, che non ho visto questa zona qua, c'è collezionabile. No? Prova. Io sono qua al limite. Forse ce la facciamo. Ok, e adesso? Eh no, abbassarsi forse no. Perché ha chiamato l'allarme? Beh, speriamo che abbia salvato, in modo da non rifare tutto di nuovo. Sì, Sì. ok. È finito Adesso. l'allarme. Come? Allora, tu potresti andare nel vicolino qua sotto, giù Sì? basso dove ci sdraiavamo. Io fischio da qua e tu gli corri dietro, lo strozzi. Anzi, giusto, prova. È vero, non abbiamo calcolato questa cosa qui? Però non lì, ma qua sotto, perché una volta che arriva sull'incrocio dall'allarme. Cioè, dove mi metto? Lì sotto. Tu vedi il mio segnalino, No. vero? Qua in basso. Vediamo, pianificazione tattica in corso. Ah, mi metto lì? Ti metti qua e poi lo insegui addirittura. Secondo me. Dall'allarme quando arriva qua l'incrocio? Sì, circa. Beh, provo a mettermi qui. Prova, dai, tanto al massimo li facciamo. Allora, lì non mi vede. Merda, mi ha visto. E ha già dato l'allarme. Però può funzionare. Ma hai selezionato il pugno? Sì. E Sì, non te l'ha ma mi ha preso? visto. A meno che non mi metto sul vicolo e gli sparo. No, fai umore. Beh, ma a sto punto dovremmo prenderla la scelta di. No, ma dopo, sennò arrivano tutti, eh. Ce ne sono troppi ancora. Quindi mi metto sotto qua? Secondo me. Ma lui corre, quindi avrei bisogno di lui che si ferma. Cioè, boh, non so, provo, ma. Però mi muori così. Cioè, se io sparo da qui, mi sentiranno che ho sparato. Penso di sì. Adesso la provo giusto per esperimento. Perché forse correndo io facevo un casino e quindi dovrei provare a ucciderlo appena passa qui. Vai, adesso andiamo a tentativi. Non mi vede. Ciao. Siamo un po' incasinati. Magari se torno indietro e guardo se c'è qualche bottiglia. C'è qualcosa che posso recuperare. Però. Facciamo una cosa, a metà strada, a metà vicolo, porto giù un cadavere, magari si ferma a guardarlo. E tu ti nascondi sempre là. Prova. No, se non sbatte il cazzo da cadavere. Ma si gira indietro, mi vede. Allora, facciamola così. Così, ma mi metto nel vicolo stavolta.
Sì, poi ovviamente noi siamo scarsissimi e quindi immagino che sia più, diciamo, di intrattenimento che di a scopo didattico Gareggiante, questo esatto. video. Però vabbè, proviamo. Dai, vai. Vediamo, intanto ho disturbi soliti al microfono, come al solito. Come al solito. Ma lui non si gira indietro. No, stanno tornando tutti indietro, ma si sono mobilitati tutti adesso. Ecco, si stanno muovendo tutti. Abbiamo mandato a quel paese tutte le routine. Esatto. No, adesso stanno Solo per rendere il tornando. gioco più interessante. Niente, no. Siamo punto a capo. Fischia. Sparagli da lì. Adesso va solo lui. Ma Appena si gira, gli spari. non si gira, è quello il bello. Oh, Anzi. oh, 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 oh. Mamma mia, vai, 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 prendi l'orologio. Ti prego. Ok. Adesso andiamo a sistemare quei due là. Sì. Beh, quei due là secondo me sono evitabili, c'è cioè solo il collezionabile da raccogliere. Infatti mi ha E lì non visto quello dovrei di là. passarlo. Vabbè, pirla io. Pirla io. Vabbè, speriamo abbia salvato perché sarebbe stato un gran colpo di fortuna. Vabbè, No. dai, dai, ormai siamo. Vai di nuovo fischia e appena vanno via quelli. Ok. Ok, andiamo. Allora, qua ci vede perché prima mi ha Beatty visto. Station, sì. Chi Quello mi ha visto prima? in basso. No, ma ha visto quello dietro il muro. Quindi qua bisogna andare su così. Questi due che ci vedono. No, più che altro qua serve la bottiglia. Ma la bottiglia ce l'hanno tolta apposta, quindi magari con l'orologio potremmo pianificare l'azione magari. Con Lancio l'orologio e l'orologio. pianifico il famoso orologio. Però posso lanciarglielo solo tra i due. Prova. Lancialo dietro sulle Dopodiché panchine, dopo la panchina. qua così. E poi facciamo tab tutti e due e proviamo a prenderli uno alla testa. Sì. Ok, tab. Che è Sei? successo? Non va a tab. Io? Oddio. Why? Vabbè, a sto punto. No, non ha funzionato. Io l'ho sistemato il mio. Ok. Se vuoi sapere di più sui personaggi, lasciali parlare tra di loro, smettere di parlarsi di... Ok. Vabbè. Va bene, quindi abbiamo sistemato anche questi. Chi ci manca adesso?
Ma beccato, ma beccato, ma beccato. Vabbè, vediamo se mandano qualcuno. Sì. Vai dentro, vai dentro, vai dentro. Quindi Vabbè. tecnicamente questi due ce li ha salvati adesso. Spero. Spero. Sì, ottimo. Secondo, c'è collezionabile. No, perché alla fine dobbiamo tagliare la recinzione e andarcene. Quindi, che ci separano da... Allora, il tizio lì in alto non è più una minaccia, possiamo lasciarlo stare, quello dietro. Alla fine, una volta che ci spostiamo esattamente dove stai andando tu e andiamo qua dietro, non dovrebbe E essere dopo più... ci si arriva. No, 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 Chi ti ha visto? no, no. Ci vedono quelli là in fondo. Vabbè, possiamo anche sparare due colpi adesso, eh? Sdraiati. Sì. Arrivano. Non mi posso... Sparano, 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 sparano. Ok. Ne Sì, manca sai uno, che ma vabbè. sì, Tanto fa ormai male. erano gli ultimi, cioè non... Quello là. Manca quello, ma non si riesce a ucciderlo. Taglio la Come si fa a recinzione. tagliare la recinzione qua? Conte. Ok. Ah, l'hai aperta. Modalità combattimento, il tasto C. Vabbè, intanto li sparo. Ok. Andiamo. Ok. L'abbiamo finita nel modo più... Cioè, non lo so, è un po' come giocare a Hitman sparando a destra e a sinistra col lanciagranate. Esatto. Però siamo andati via. Quindi, capitolo 2, punto di rottura. Adesso andremo a fare altri personaggi di Breaking Point. Carino, ovviamente bisogna affinare molto la sinergia dei due personaggi. Non è Esatto. male, è, fo cioè, è forse un po', come si dice, clunky in alcuni Sì, punti. può essere. Perché... Non risponde bene ai comandi, ma niente di, diciamo, No, non eccessivamente. niente di bloccante, ecco. Perché poi L'unica cosa è qua... questo qua dei caricamenti un po' che ci ha fregato l'orologio dei checkpoint, diciamo. Sì, ma poi cambieranno anche i personaggi. Adesso saltiamo per non spoilerare la storia, giusto, facciamo vedere giusto l'inizio della missione dopo e per vedere anche che cosa succede. Abbiamo sempre i nostri. Ah, no, ma... Ah, vabbè. Ok. SS distanza qui, quindi... Questa è un'ambientazione un po' più alla Desperados. Ok. Sì, è carino il fatto che comunque il gioco è godibilissimo anche da soli perché avete la pianificazione, però in due è senz'altro divertente. Poi potete... Adesso io non ho capito bene... Ok, io adesso sto controllando il tuo e vedete che ha l'orologio e tutto. Posso mollarlo e controllarne un altro, se tu molli il tuo. Non so come fare a mollare il mio, No, sinceramente. ok, infatti. Infatti adesso... Perché ormai sono selezionati, sì. Eh sì. Una volta che lo prendi... Aspetta, però se io seleziono tutti e due... No, già provato. No, non... niente. Ci siamo invertiti. Magari poi ci sarà modo di... Ci sono comunque i collezionabili, per quanto riguarda cronologia, lettere, volantini, manifesti, documenti. Ci sono diversi collezionabili, appunto, oltre che la storia. Quindi... E la possibilità di giocarlo in cooperativa in due. Adesso ci hanno già beccati. Abbiamo le armi che avevamo preso prima. E
Dato che comunque non sono usciti nuovi Commandos, per gli appassionati di appunto di questo gioco, Wormongers potrebbe essere senz'altro una scelta interessante. Comunque ci tenevo a farvi vedere anche la modalità cooperativa dopo avervi fatto il video su quella single player. Non mancate di farci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e con questo è tutto e vi saluto. Alla prossima Ciao a ragazzi. tutti! Ciao ciao.